Nelle nuvole, così si fece giudice facendolo internare per pazzia. E il cielo a un tratto divenne geometrico, poi l'evidente medico calzando vecchi libri di poesia. Gli disse: non c'è storia nelle nuvole, mi crede inconfutabile, è solo un caso di pareidolia. Così quel cielo suo tanto magnifico gli venne un po' antipatico, che lancio il dado della fantasia. Uscì la faccia blu del mondo acquatico, emigrando nel mar Baltico, sguazzò cercando un po' di compagnia. Piacere cara, sono un pesce persico, volevo andare in Messico, provare la banero e la sangria. Però lo sai com'è, mi sono persico, sono entiendo il lexico, ti andrebbe di passare a casa mia. Ma in me la pesciolina trovo pessimo, quel pesciolino eccentrico, scuotendo le sue branchie scappo via. E confondendo quel suo fare scenico, decise in preda al panico, chiamò la branchia della psichiatria. Ed improvviso il mare fu malefico, e l'eminente medico primario soppressore d'allegria gli disse: serve un piano terapeutico per lo squilibrio chimico di questo caso di schizofrenia. E ancora il mare suo divenne torbido, e preso dal rammarico gettò il suo dado della fantasia. Tentò per un approccio più realistico, comprò un completo classico, poi prese a lavorare per la Fiat. Ed ogni suo risveglio fu drammatico, così divenne apatico, avvolto da una strana nostalgia. Parlava poco e sempre più collerico, passava per isterico e fu tacciato pure d'anarchia. Troviamo sia tutt'altro che prolifico, superfluo e poco pratico il suo lavoro in questa compagnia. Pertanto è necessario e propedeutico radiarla dall'incarico, a malincuore deve andare via. Non tema, le faremo un bel bonifico, e non faccia il catastrofico, consegni tutto alla segreteria. Così con un orpello burocratico gli dettero il viatico, e lui finì a dormire in ferrovia. La notte dell'inverno suo più gelido, fra i pendolari e il traffico, le mani viola per l'ipotermia. Si stese su un cartone farmaceutico, il sogno fu fantastico, d'un tratto quel cartone volò via.